Ciao, sono Mr. Forex. Buon fine settimana e buona analisi settimanale. Siamo al 7 giugno, la settimana si è appena conclusa, settimana che è stata, diciamo, contraddistinta da notizie importanti, quelle più importanti del mese. Come sai, all'inizio del mese, il primo venerdì del mese, c'è un fan payroll, ci sono dal giovedì notizie che muovono il mercato. Abbiamo visto cosa è successo ai tassi con le dichiarazioni di Draghi, e il giorno dopo, quindi venerdì, non fa però il che non ha sortito gli stessi effetti o non ha causato le stesse ripercussioni rispetto a ciò che invece è accaduto il giovedì. La cosa interessante che volevo farti notare è il movimento assolutamente altalenante, un po' da montagne russe, che c'è stato giovedì. Ovvero notizia, andamento short del prezzo di euro-dollaro, quindi avvicinamento del minimo a 1,35 netto, che durante il video che ho fatto con Giorgio avevamo fissato come un punto abbastanza sensibile, abbastanza importante, e eravamo in osservazione per vedere che cosa sarebbe successo attorno a quel livello di prezzo. In effetti, l'1,35 ha tenuto, round number. Supporto interessante anche a livello di importanza come livello di prezzo al quale sapevamo che ci poteva essere una certa reazione del prezzo. In effetti è stato così, perché il prezzo si è rimangiato completamente il ribasso delle 2 ore precedenti. Quello che vedi è un grafico orario, fino a rompere i massimi e a attestarsi poi fino al giorno successivo intorno all'1,36,60. Giorno successivo, dato sulla disoccupazione americana, dato che è stato positivo per quanto riguarda la valuta americana, il dollaro, e al contrario, il prezzo ha avuto un incremento nei primissimi istanti di emanazione, di pubblicazione del dato. Dopodiché il prezzo è tornato sui suoi passi, rimangiandosi tutta la salita, che non è stata sicuramente entusiasmante, perché andiamo a vedere quanti pip di variazione ci sono stati circa 50 pip, rimangiati tutti completamente, e alla fine il range giornaliero si è attestato intorno ai 60 pip, se non vado errando, sì, al di sotto dei 60 pip, range al quale siamo abituati ormai da un buon periodo a questa parte. La cosa interessante, quindi sono abbastanza contento, è che bisogna aspettarsi nelle prossime sessioni qualcosa di diverso, perché probabilmente i tempi adesso sono maturi per iniziare a rivedere il cross muoversi secondo come siamo abituati in passato, cioè diciamo dagli 80 ai 120-130 pip al giorno. Vediamo se è vero, e vediamo se sarà possibile tradare in un certo modo. Tra l'altro, subito da lunedì abbiamo un altro video con Giorgio nel quale sono sicuro faremo qualche operazione. Qualche operazione, a dire la verità, l'abbiamo anche fatta tra giovedì e venerdì. Tra l'altro, ho fatto un'operazione sul derivato delle mini Nasdaq Q, quindi sul future del Nasdaq Q. Sono tutte operazioni andate bene, abbiamo incrementato leggermente il conto, ma comunque questo per il momento non ci interessa. Andiamo a fiondarci immediatamente sull'Orange Indicator, perché dopo questa breve analisi del grafico andiamo a vedere effettivamente che cosa sta succedendo al mercato. Quindi andiamo a valutare all'interno del mercato quali sono i movimenti che potrebbero dar vita a vere e proprie diciamo ripercussioni di prezzo, e quindi veri e propri trend. La cosa molto interessante è che l'Orange Indicator rafforza la sua posizione short. Come vedi, l'indicatore, la linea azzurra, va ulteriormente al di sotto della linea di confine tra long e short. Quindi siamo in questo momento in una fase ancora più marcata per quanto riguarda lo short. Interessante, molto interessante vedere da che cosa è stata causata questa nuova variazione
dell'indice, andando a vedere il position trade. Il position trade ci fa vedere quali sono state le variazioni dei contratti a mercato e, come puoi vedere, interessantissimo è notare non solo il forte decremento dei long, che a questo punto iniziano a essere un livello che, come vedrai appena dopo questa slide, a un livello al quale normalmente comincia un trend short, e abbiamo avuto anche un piccolo incremento dei contratti short, quindi le posizioni short a mercato. Perché ti stavo dicendo prima che stiamo arrivando a un livello interessante? Perché se vai a notare la linea verde, ogni volta che sfonda e si avvicina alla linea dei 50K, generalmente inserendo la linea del prezzo, generalmente dà vita con un parallelo apporto di contratti short a veri e propri trend short abbastanza forti. Per cui ogni volta, se vedi qui, il prezzo rimbalza sulla linea del 50K, dopodiché quando lo sfonda, ecco che il prezzo viene giù molto velocemente. Poi questa linea verde aumenta, poi di nuovo sfonda ed ecco che il prezzo di nuovo scende. Ancora una volta, qua, quando il prezzo, scusa, i contratti long vengono scaricati, oltrepassano al ribasso la linea del 50K, ancora una volta danno vita a un trend short. E adesso bisogna vedere cosa succederà, perché lo scarico dei long diventa molto molto marcato. Ovviamente, contemporaneamente allo scarico dei long, è interessante osservare la linea degli short. Perché se tu vai a controllare, ogni volta che c'è un passaggio da questa soglia, c'è anche un aumento abbastanza consistente, anche se in questo caso non è stato consistentissimo, dei contratti short. Quindi, a maggior ragione, attenzione, prossime settimane, che cosa succederà a questa linea. Money action, che ovviamente fa vedere come questi assolutamente verso lo short. Quindi adesso, in questo momento, a mercato ci sono interessi short che dovrebbero spingere il prezzo assolutamente verso il basso. Ma attenzione, perché quando vedremo il Banks Edge ci potremmo fare qualche ragionamento in più. Ecco che ovviamente l'inside statement incrocia in modo deciso, quindi in questo momento gli scarichi sono stati sicuramente maggiori dei carichi, ma comunque ci danno un'indicazione di quello che sta succedendo al mercato. Attenzione, perché tornando al position, in questo momento la presenza a mercato dei big, quindi degli squali, dei market maker, market mover, chiamali come vuoi, non è pesantissima. Quindi torno a ripetere che in questo momento a mercato può succedere ancora di tutto, anche se sto vedendo dei movimenti che potrebbero dare un certo impulso deciso e diciamo direzionale alla quotazione di euro-dollaro. Il last trade strategy ci dà la seconda barra ribassista anche di una certa entità, quindi siamo ai massimi dei livelli della forza del last trade strategy screener. Ma, come dicevo, il Banks Edge, attenzione, è vero che siamo in fondo alla scadenza, quindi siamo per arrivare alle scadenze dei future, quindi ogni volta che arriva la scadenza dei future abbiamo un edge molto elevato. Ma questa barra, la barra appena uscita, appena aggiornata, ci dà un picco. Non è un picco proprio su un minimo, però è un picco che potrebbe dettare il fatto che nelle prossime giornate potremo vedere un piccolo ritracciamento, comunque un ritracciamento di euro dollaro verso l'alto, che tra l'altro è già cominciato, potrebbe essere già partito proprio nel momento nel quale abbiamo toccato questo livello importante attorno all'1,35. Tra l'altro, la barra settimanale è proprio una barra di inversione che potrebbe portare il prezzo all'incirca intorno all'1,3735-1,3750, dove io tra l'altro ho individuato un livello di prezzo interessante che potrà
svolgere il ruolo appunto di resistenza e quindi non permettere al pezzo di andare ulteriormente più in alto. Questo è quanto io vedo a mercato. Sono molto contento perché le cose con Giorgio si stanno sviluppando, il progetto sta progredendo. Daniele, che lavora dietro le quinte, sta facendo un grandissimo lavoro con i broker. Quindi siamo un bel gruppo e daremo vita a un qualcosa secondo me di straordinario perché a mio avviso faremo un qualcosa che sul nostro territorio non c'è mai stato, un qualcosa di concreto, di reale, che ti darà sicuramente un aiuto e ti darà la possibilità di vedere questa professione come una professione possibile. Non voglio sbilanciarmi, sono entusiasta di questa cosa, sono talmente entusiasta che sto pensando addirittura di lasciar perdere, almeno per quanto riguarda il tempo impiegato, alcuni dei miei progetti che sono allo stato embrionale, perché la mia passione per il trading, la mia passione per far capire alle persone come approcciarsi a questa professione, la mia voglia di aiutare anche gli altri ad avere dei risultati con questo tipo di lavoro è un qualcosa che mi entusiasma molto e quindi al progetto voglio impiegare tutte le mie forze. Con questo è tutto, io ti saluto e ci sentiamo sicuramente lunedì con il video con Giorgio e nel proseguo della settimana con i vari post che andrò ad inserire nel nostro blog di fareforex.it. Con questo è tutto, buon weekend, buon fine settimana, buon riposo e buon trade per la prossima settimana. Ciao!